Siamo al Tokyo Hands di Osaka. Gli occhiali a forma di fragola. Qua puoi fare gli onigiri a forma di micetti. Cos'è questo? Un pezzo di bistecca, una bracciolina. Bello! La gente si mette per non so quale motivo nuda e poi inizia a ballare. Vi serve una padella per le vostre padelle. Un portabanane discreto e sobrio. La soluzione è il Tokyo Hands. Seba ci porta oggi a scoprire il paradiso di, beh, tutto. E lo recensisce appositamente per voi. Siamo al Tokyo Hands di Osaka. Vi faccio vedere questo negozio che c'ha un sacco di cazzate e cose utili per la casa. Andiamo a vedere com'è. Il Christmas è ovunque qui. Guardate quanti alberi finti. Non è una festa proprio giapponese, eppure il Natale c'è in ogni dove. Io sento già lo spirito natalizio. Guardate che carine decorazioni. Guardate quanti trucchi ci sono, trucchi di ogni dove, tantissimi. Adesso voglio provare la cazzata dell'anno appena si spostano. Sanno qua le maschere di Yokai Watch. Questo è un personaggio abbastanza famoso, sono i personaggi di Chibi Marco. Doronjo. Poi queste maschere un po' a caso che ti metti soltanto i pezzettini. Non capisco cosa serve mettersi gli occhiali a forma di fragola. C'è anche quella di Freezer. Che bella la maschera di Freezer. Praticamente potrei spenderci una giornata. Oh, c'è anche quella di Halloween, di The Nightmare Before Christmas. Adesso la provo anch'io, vediamo che maschera mi viene fuori. Non mi riconosce la faccia ovviamente. Non me la riconosce. Poi c'hanno Doraemon, Chibi Marco, i Pokémon. Repartimento gel. Guardate quanto gel che c'è. Questo per coprire... No, pensavo fosse per coprire i capelli grigi. Invece è soltanto un altro gel. Guardate che simpatiche. Cioè, le confezioni del gel così sono fighe. Oddio, qua che cos'è? Mascara. Queste sono le proteine per farti crescere i capelli. Cioè, capite le cazzate. Il Natale anche qui, con tutte le cose del bagno. Stile Natale. Che carino questo. Mi ricorda sempre gelatoni. Questo se l'è comprato anche un mio amico. È la cosa più rognosa del mondo. Occupa tutta la stanza. Questo ti fa i massaggi. Oh, vabbè, oh, è strapieno di stronzate proprio. Anche qui ci stiamo proprio divertendo. Non è tanto lubrificato. Oh, questo è per metterci i piedi. Qua metti i piedi fa male. Non so se c'è anche in Italia qua, però vedete, in base a dove vi fa male il piede, in Giappone vi dicono che parte del vostro corpo è che sta male. Penso che sia una cosa cinese, magari ne parlerò uno dei prossimi video. Comunque, in Giappone credono, cioè non è che credono, proprio sono degli esperti. Vabbè, questo non so se mi ispira molto prenderlo per farmi vedere questo fisico. Comunque, andiamo avanti. Reparto casa, reparto praticamente borracce, da qui a qui sono solo borracce. Proseguiamo con il nostro tour. Gli onigiri, questi sono per gli obento, che vedete questo è per il padre. Oh, oddio, aspetta che non perdo un pezzo. Questo è un cazzo, un ebi cazzo, un cazzo di ebi. Comunque, ah, che fighi! Questi per fare i sandwich. Poi ci deve essere anche una cosa che spero di vedere. Queste sono tutte le bacchette. Guardate quante ce ne sono, quante ce ne sono, tantissime. Guarda che belle queste, con anche a saxa, credo che sia a saxa. Queste qua sono i contenitori del sale che io adoro. Non so, mi sanno bellini. Queste sono tutte le stronzate per i bambini, per fare più carini gli obento, mettono tutte queste. Guarda, cioè, insomma, se ti arriva una cosa così, anche il bambino che non vuole mangiare te lo manda. Guarda che carini questi col panda o le varie bandierine. Boh, sono proprio carini. Questo dove metti l'uovo, cioè, sono carini. Sto cercando una cosa, comunque se la trovo non vedo di farvela vedere. Qua puoi fare gli onigiri a forma di micetti. Quasi quasi potrei comprarlo e provare a farlo. Oh, quelli di Natale poi ci sono, che carini. Taiyaki, questo ne ho parlato in un altro video. Mamma mia, non ho mai visto un taiyaki così grande. Fa un po' impressione tenerlo in mano. Ovviamente è finto, un po' come tutti i cibi. In Giappone hanno la mania di fare i cibi finti. Non chiedetemi perché. Mettete un like a proposito. Così. Mettete un bel like a questo video se vi piace. Avete presente l'Eurobricco? L'Eurobricco, questa è la versione più figa, perché in Giappone la fanno. Il takoyaki, che è tipico di Osaka. Vedete, potete comprare questa e vi fate il takoyaki a casa. Comunque vi dicevo, praticamente io cercavo il portabanane ma non l'ho trovato. Comunque sono sicuro che se mi metto a cercare per bene lo trovo. Ma vabbè, vi metto una foto del portabanane, utilissimo. Proseguiamo il nostro viaggio. Quarto piano, il quarto piano è cose per il cesso. Gli interni e comunque il bagno principalmente. Cesso e bagno. Direi che vabbè, ci sono un po' di arredamenti vari per l'interno casa. Questo
che questo qua te lo metti in testa, fai così, fiu, e ti massaggia la testa. E poi che cosa c'è? Cuffiette. Vedete, gli accappatoi esistono anche in Giappone, non è una cosa così strana. Io ce l'ho l'accappatoio a casa. Cerchielli per il vostro cagnolino, calendari degli animali, che belli. Adoro, adoro, adoro il cuscino del micio. Guardate che bello questo. Questo quanto costa, tanto per curiosità? Vabbè, 20 euro, ma ci sta, no? È carino. Forse è più bello quello grigio, però. Questo in aereo, che figurone fareste con questo se mi metteste in aereo a usarlo? Questo che è comodissimo. Shbong. Oh, ne vorrei uno in casa. È che quello che avevo mi si è rotto. È andato tutto da tutte le parti. I vari letti, io di solito, questo è un po' l'IKEA, io di solito li provo tutti i letti quando vado all'IKEA. Andiamo avanti, proseguiamo col nostro tour. Andiamo al prossimo piano. Reparto party e festival. Questo è il reparto più bello secondo me, perché è proprio le cazzate qui si concentrano. Le cazzate qui, le cazzate dovrebbero arrivare. Ok, forse non sono nella sezione giusta, ma sono sicuro che qua al repartimento cazzate. Guardate, già questi bambini inquietanti non poco. Cioè, che cavolo è? Quanto sono brutti. Guarda che mostro, è mostruoso. Ma che cosa sono questi? Vabbè, sono dipinti a mano. Vabbè, sono dipinti a mano. No, gli animali sono carini, ma questi sono orripilanti. Questa è la bambina perché c'ha il culo rosa, quindi è tipo satanata. Good luck. Madonna, sai che good luck mi arriva. Andiamo avanti, proseguiamo. Guardate che belli portachiavi a sushi. Io ce n'ho uno così che l'ho usato più volte. Non so se l'avete visto sul mio Instagram. Ma poi ci sono anche le cose più strane, tipo, cos'è questo? Un pezzo di bistecca, una bracciolina, donuts, l'onigirotto è carino, il takoyaki visto che siamo a Osaka, questo è di carino, molto Nimetz come accessorio, unica il riccio di mare, vabbè, proprio ci abbiamo di tutto. Che belli questi adesivi, che belli, questi qua sono i caricabatterie col culo di tutti i personaggi della Disney, no vabbè, sono da avere. I vari tarocchi, ecco che qua arriva la sezione party, mi sento già nell'atmosfera party party. Tra l'altro non c'è nessuno perché praticamente sta per chiudere in 10 minuti, anche perché sennò col cavolo che ve lo facevo il video in questo posto. Però mi hanno detto ok, se non faccio vedere nessuno posso fare i video, in realtà non si potrebbe, però io faccio questo video solo per voi, capito? Quindi mi raccomando, apprezzate lo sforzo. Tipo questo, e questa in realtà è una danza che si fa in Giappone a tutti i matrimoni. La gente si mette per non so quale motivo nuda e poi inizia a ballare a caso. È una cosa che ancora non ho capito in Giappone. Io vivo... Che bello di Mario Party. Nel senso, è una cosa che non ho ancora capito, comunque molto bella. Ah, devo fare il video sui... Questo lo devo fare, il video sui Daruma. Guardate che carini qua, non ho capito che cosa sono. Magari se guardo con la lente capisco. Non lo so, sono tutte queste casette in miniatura ma strafighe. Sembrano dei paesaggi di Dead or Alive. Guardate i dettagli, cioè, oh, tipo faccio zoom, guardate sugoi di Terugoine. Cioè, guardate i dettagli di questa cosa. Non ho capito bene a cosa serve. Cioè, praticamente voi ve lo comprate e vi dovete fare proprio la casetta. Ma allora, cioè, costa tipo 50 euro. Ma chi è che si mette a ricreare questo? Magari ci provo. Questo tipo non lo sopporto più. Basta. Anche la maschera, no, io mi rifiuto. Questo pineapple pena rotto veramente. Le scatole, io non lo posso più vedere. A me non ha mai fatto ridere neanche la prima volta che l'ho visto. Però ai miei amici sì. Cioè, non giapponesi, stranieri. Ha fatto più ridere sicuramente ai bambini, forse giapponesi. Che bello. Qua puoi costruirti il tuo personaggino di Super Mario. Queste cose mia mamma le sa fare bene, sono sicuro. I vari puzzle. Io non sono capace di fare i puzzle in 3D, però su quelli normali sono bravissimi. Chiude tra 5 minuti, ma devo farvi vedere tutti i piani, tutte le cazzate di tutto questo Tokyo Hand. Questo è per mantenersi la casa qua. Siccome non è proprio il reparto più noioso, tipo come ristrutturarsi le case, come mettere a posto casa, il contenitore delle banane. No, è solo una banana finta. Sembra di essere all'IKEA. Io sto correndo. Ok, il reparto mantenimento della casa non era il massimo, ma io sono sicuro che il prossimo sarà bellissimo. Vabbè, anche qui non è sto granché, sono le cose per la cartoleria. Questa è una cartoleria. Vabbè, sono sicuro che non vedo l'ora che me ne vado fuori dalle balle. Praticamente sono solo io nel negozio, ma sto facendo questo video per voi. Le Nengajō. Sulle Nengajō devo fare un video a parte. Le Nengajō sono le lettere che tutti i giapponesi sono costretti a mandare tutte le persone che conoscono a Capodanno e le devono scrivere a mano. Calamite, no, adesivi. Questo qua dice praticamente se mi spoglio sono un disastro. Questo qua è tipo inizio da domani a fare la dieta. Vabbè. Simpatici. Non perderò mai. Questo che personaggio è? Voi lo riconoscete? Se sapete chi è, scrivetemelo nei commenti, perché è un po' che lo vedo. Le principesse Disney, mezze nude. Beh, insomma. Queste qua anche vanno super di moda. Sono le bamboline. Tipo di... Questa penso che sia un po' l'imitazione di Elsa.
E niente, la gente ci gioca, si appiccica le cose, gli fai i vestitini, le bamboline di carta, guardate quante ce ne sono però di adesivi. Ok, direi che ce ne possiamo andare prima che mi caccino. Ciao ciao Tokyo Hands, e grazie per questa visita, adesso penso che il negozio chiude perché sono le 9 passate e chiudeva alle 9. Interessante anche il Tokyo Hands di Osaka, vi consiglio di andare a vedere se volete fare un euro bricco Japan Style. Quindi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio e ciao. 続け